puoi realmente e scientificamente controllare i tuoi sogni e usarli a tuo vantaggio. No, ti giuro che non è fantascienza, ma è un'esperienza totalmente scientifica che puoi imparare. Immagina di poter accedere a una realtà virtuale totalmente immersiva dove puoi fare qualsiasi cosa: volare, interagire con altre persone, ottenere informazioni. In questo video ti fornirò la tecnica in assoluto più assurda e potente per ottenere sogni lucidi. Ah, le informazioni che ti darò in questo video sono tratte sia dalla mia esperienza, sia dal libro, in particolare The Phase di Michael Raduga, che è lo studioso moderno di sogni lucidi con l'approccio più scientifico in assoluto. Prima voglio raccontarti brevemente la mia esperienza, perché la reputo un po' fuori dagli schemi. Sono sempre stato affascinato, fin da piccolo, al mondo dell'esoterismo, comunque dell'aldilà, dei sogni lucidi, dei viaggi extracorporei. Quindi ho veramente provato tantissime tecniche, ho letto tantissimi libri, visto video, documentari, cioè mi sono informato a 360 gradi su questo tema, in particolare poi focalizzandomi sul sogno lucido, che è la cosa oggettivamente scientifica che è dimostrata funzionare ed esistere. Essendo io stesso uno studioso con un approccio estremamente scientifico, ho voluto anche in prima persona vedere se la coscienza poteva sopravvivere oltre il corpo, poteva esistere oltre i confini del nostro corpo. Imparai una tecnica, che era quella di addormentarsi in modo cosciente. Sì, è possibile realmente, con un macello di allenamento, imparare ad addormentarsi rimanendo con la mente cosciente. No, non è fantascienza, santo Dio. Quindi quello che facevo era effettuare questa tecnica, ma non prima di aver posizionato una carta coperta che io non avevo assolutamente visto, oppure mi facevo anche scrivere numeri coperti da altri e poi posizionare in un punto della mia casa, camera, stanza. Dopodiché, tramite il sogno, visto che io potevo e riuscivo talvolta, non sempre, chiaro, ad addormentarmi cosciente, andavo nella mia realtà virtuale a vedere se quella carta corrispondeva alla realtà, come piccola dimostrazione studio del caspio da bambinetto, per vedere se appunto la mia coscienza poteva esistere anche al di fuori del corpo. Spoiler, non ho mai ottenuto risultati. Il massimo che sono andato vicino è stato che mi hanno messo nel sogno, avevo visto il numero 62, poi andando a vederlo nella realtà era in realtà 69. Quindi purtroppo finora non ho mai avuto un'esperienza che potesse dimostrare proprio in prima persona, con cui potessi dimostrare in prima persona che la mia coscienza aveva effettivamente avuto un contatto al di fuori del mio corpo. Quali sono i punti cardini del sogno lucido? Il sogno avviene nella fase REM. Punto. Ok, ci possono essere dei micro sogni, delle micro visioni anche in altre fasi che non siano proprio quelle del sogno REM. Ma a tal proposito voglio anche citare tutti quegli eventi extra paranormali, diciamo, che molti citano come realmente avvenuti, che purtroppo per chi crede nell'aldilà possono tuttora essere molto ricondotti alla fase REM, dove tutto può avvenire. Perché? Quando tu ti addormenti cosciente, e può capitare anche senza tecniche, mi raccomando, quando per esempio ti addormenti e ti risvegli nella tua stanza subito, quelli si chiamano falsi risvegli e talvolta possono essere molto ingannevoli. Ma non solo, molti, non avendo sperimentato proprio la diretta transizione tra la veglia e il sonno, non si accorgono che c'è una microfase, e io te lo posso dire perché l'ho vissuto, una microfase dove ti assicuro che tu non sai distinguere sogno e realtà. Ecco perché molti avvenimenti come raccontati anche nella Bibbia oppure di persone che sono state rapite dagli alieni possono purtroppo essere ricondotti a un semplice sogno REM. Te ne dico un'altra delle mie esperienze. Quando ti addormenti cosciente ed entri in fase REM, poi parleremo anche di questo, quello che accade è che senti realmente intorno a te, ma ti giuro, sembra reale, cioè non ti sembra di stare dormendo, ma lo stai facendo, stai dormendo, sei nel sogno. Senti addirittura degli anelli intorno a te che vibrano, ok, sembra fantascienza, non mi prendere per pazzo, ti dico solo la mia esperienza diretta. Ma tutto è, ripeto, riconducibile a una scientificissima, a una scientifica fase REM, quindi è il sogno. Ciò non vuol dire che non puoi utilizzare il sogno a tuo vantaggio, come ho detto all'inizio del video. Quindi ora partiamo con la tecnica. Questa tecnica non si basa sull'addormentarsi cosciente, perché è veramente difficile, ci vuole tantissimo allenamento, ma si basa su un principio molto più semplice e aggredibile, che è quello di agganciarsi alla finestra temporale della tua notte, se dormi di notte, dove è più facile accedere direttamente alla fase REM dalla veglia, diciamo, ed è appena ti svegli. In particolare, tu vai a letto la sera alle 23, ti svegli, che ne so, alle 7,
Quello che devi imparare a fare, e ripeto, anche qui ci vuole un po' di allenamento, ma non troppo, è riuscire a rimanere totalmente immobile con gli occhi chiusi. So che è difficile perché molti da decenni sono abituati a svegliarsi e aprire gli occhi. Ecco, è lì che sta un attimino l'allenamento. Qualora non ce la fai, se per esempio domenica, ti consiglio infatti di provare queste tecniche quando puoi dormire un po' di più e allenarti un po' di più, torni a dormire se riesci e riprovi al risveglio successivo. Sarà un po' più facile perché avverrà il risveglio successivo dopo poche ore, magari sarai la memoria prospettica sarà un po' più allenata a ricordarti di rimanere immobile e con gli occhi chiusi. Quindi una volta che ti sei svegliato o svegliata, rimanendo, ripeto, con gli occhi chiusi e totalmente immobile, hai circa un minuto di tempo per riuscire a rientrare nel sogno e quindi a creare un sogno dalla veglia. La tecnica in assoluto che a me ha portato più risultati è quella delle dolci e rilassanti capriole all'indietro. Questo perché induce anche i tuoi occhi a posizionarsi un po' più in alto, in modo sempre dolce, mai forzato, per carità, è tutto molto sinuoso, dolce e rilassato. Portare gli occhi verso l'alto e indurre uno stato di abbandono, quindi proprio che dici, cavolo, adesso ripiombo nel sonno, può veramente aiutarti a rientrare nel sogno. Un'altra cosa che puoi fare è quella di, mentre fai queste capriole all'indietro, quindi è una cosa cinestesica, devi immaginarla, devi immaginare di sentirti fare queste capriole all'indietro. Ma allo stesso tempo, sempre con rilassamento, cioè devi cercare di fare qualcosa con l'intento, cioè quella cosa di volere e non volere, in modo molto rilassato, immaginarti anche di essere davanti allo specchio della tua camera, del tuo bagno, eccetera, eccetera. Un'altra tecnica che viene anche spiegata nel libro The Phase, ripeto, di Michael Raduga, che ti metto anche in sovraimpressione così se vuoi dargli un'occhiata su Amazon, te lo lascio anche in descrizione, è quella di immaginare dolcemente che le tue mani stiano facendo dei mulinelli davanti a te, in questo modo, qualcosa di simile. Questo serve sempre per attivare, passami il termine, l'avatar onirico che si sta creando visto che tu stai riattivando la tua fase REM. Quindi, mentre fai questi movimenti, che siano capriole o immaginarti allo specchio, potresti cominciare realmente a sentirti all'interno di quella scena onirica, quindi la scena del sogno. Ora, spero di essermi più o meno spiegato con questa tecnica. L'altra cosa fondamentale, una volta che sei riuscito o riuscita a entrare nella scena onirica, nel sogno, è quella di iniziare subito a strofinarsi le mani, subito. Quello che facevo era mettermi in questa posizione, iniziare a strofinare e girarmi su me stesso, cioè facevo molto caso con i miei sensi a quello che stava accadendo, perché l'unico modo per non svegliarsi dal sogno subito appena ci sei entrato è proprio quello di fare estremamente caso alla nuova scena, perché altrimenti farai caso al tuo corpo fisico che sta dormendo. Quindi proprio guardati le cose, guarda anche in giro, inizia a leccare, non sto scherzando, gli oggetti del sogno, perché così attiverai al massimo, il più possibile, i tuoi sensi onirici. Quindi, ricapitolando, vai a dormire, appena ti svegli non ti muovi e rimani con gli occhi chiusi. Inizi, hai un minuto di tempo circa per dolcemente immaginare di fare delle capriole all'indietro, se vuoi immagina anche di muovere sopra di te le tue braccia in questo modo, e allo stesso tempo, con gli occhi molto rilassati verso l'alto, puoi anche immaginarti di abbandonarti al sonno e anche immaginarti di essere davanti allo specchio. Una volta dentro al sogno, è importantissimo che fai caso a tutto quello che c'è nella scena del sogno. La cosa più utile è strofinarsi le mani perché le hai a tua disposizione subito. Metti che per qualche motivo e appari in una stanza totalmente vuota, sei fregato. Invece le mani inizi a far subito così, a farci caso, a guardarti, a toccarti. Possibilmente se ci sono oggetti vicino a te, inizi anche a leccarli. Cioè, crea più possibile questo senso onirico facendo queste cose. Ma cosa puoi fare una volta che sei nel sogno? Allora, molto semplicemente, molte persone lo utilizzano per svago, quindi puoi semplicemente girare per il mondo onirico, parlare con le persone senza aspettarsi niente, le persone oniriche, le persone del sogno sarebbero. Puoi volare, puoi provare a creare oggetti anche, puoi provare a mangiare delle cose nel sogno per vedere come il sapore che hanno. Spoiler, tu percepirai un sapore praticamente uguale a quelle della realtà, quindi veramente è assurda come realtà virtuale. Qualcuno si starà chiedendo, ma posso effettuare l'amore nel sogno? La risposta è sì, assolutamente, le sensazioni sono anche molto più aumentate, ma purtroppo essendo un'attività molto
che attiva in modo molto importante le tue emozioni, spesso purtroppo se non sei molto brava o bravo all'inizio potresti finire per svegliarti, quindi non è una cosa che ti consiglio di fare almeno all'inizio. Quello che però puoi fare è ottenere informazioni che possono esserti realmente utili nella vita reale. Quindi per esempio parli con una persona del sogno, gli chiedi: ho questo problema, ad esempio non so che università scegliere, sono indeciso tra tatta tatta e totto, e senti cosa ti dice. Potrebbe anche dirti cose insensate, anzi è molto probabile, però comunque quello che tu puoi fare è trovare un'interpretazione a queste informazioni che ti vengono riferite. Quello che mi dicono tutti quando gli parlo di questa cosa è: ma non è che dopo non riesci a uscire dal sogno? Se guarda, ti dico che la cosa più difficile è entrarci, uscire è proprio una cacchiata, te lo dico, guarda, non ti preoccupare, proprio è l'ultimo dei tuoi problemi questo. Altra cosa che mi recriminano è: ma non è che ti stanchi nel effettuare sogni lucidi, perché comunque te sei sveglio? Sì, effettivamente è come se tu fossi, ed è questa la cosa assurda, sveglio mentre dormi. Quello che ti posso dire è che no, cioè ti svegli, anzi sei molto molto euforico perché sei riuscito a fare qualcosa di veramente interessante e stimolante, quindi addirittura è come una dose di energia che ti arriva al mattino appena ti svegli dopo che ce l'hai fatta. Altri mi dicono: ma non è che posso provare a addormentarmi cosciente come facevi tu appena vado a dormire, cioè all'inizio della notte, quindi per dire alle 23. La risposta è che io sono riuscito a fare ciò, mi pare, una o due volte, perché il problema è che la stragrande maggioranza delle persone ha la fase REM un'ora e un quarto dopo circa essersi addormentato, quindi tu non puoi accedere a quella fase in una fase precoce del sonno, deve transitare purtroppo un certo tempo. Ma quello che succede è che quando tu sei più vicino ad aver completato i tuoi cicli di sonno e sei più riposato o riposata, ecco che lì, quando ti riaddormenti, per esempio se ti svegli alle 7 e torni a dormire, è molto più probabile, anzi altamente probabile, che rientrerai rapidamente nella fase REM, ed ecco perché conviene allenarsi verso la mattina. Altri fortunelli che hanno la capacità di entrare nella fase REM un po' quando gli pare, fortunati insomma, sono i narcolettici, quindi quelli che si addormentano anche durante il giorno così a caso, ma può capitarti anche se è da tanto tempo che non dormi bene o non dormi, per esempio se hai fatto 2 giorni di serata in discoteca con chiusura, e accade anche ai bambini, quindi i bambini sono più avvantaggiati nel fare queste tecniche, e anzi se hai un figlio puoi provare a insegnargliele, che così se la porterà questa tecnica lungo tutta la sua vita e ti ringrazierà a vita, un po' come quello zio che ti regala la chitarra e tu puoi svagarti adesso che hai 40 anni o 30 anni quando sei stressato o stressata. Ora, ripeto, può capitarti già dalla prima notte di riuscirci, però non demordere, è un qualcosa che comunque richiede un po' di allenamento. La cosa importante è non arrendersi se veramente vuoi ottenere questa esperienza, e l'allenamento deve essere costante, quindi se tu per magari 6 mesi ti alleni, arrivi a raggiungere quella fase, ad ottenere i sogni lucidi più o meno con una frequenza quasi decisa da te e non dal caso, se poi smetti di allenarti è possibile che perdi un po' quell'abilità e quindi devi recuperarla rifacendo un allenamento, cosa che infatti mi è capitata a me perché poi ho smesso di allenarmi. Ogni tanto riprendo, però poi ci vuole un periodo di rodaggio, quindi quello che ti consiglio è: se inizi l'allenamento al sogno lucido, perseguilo per tutto il tempo che desideri, perché se smetti poi potresti perderlo. È veramente un'abilità umana che ancora non viene sfruttata a pieno e che può realmente darci del valore immenso nelle nostre vite reali anche, chiaramente. Bene, se ti sono stato utile metti un pollicione in su e iscriviti per essere aggiornato su nuovi video, scrivimi anche un commento se hai qualche dubbio, ti rispondo molto volentieri, e niente, un saluto dal dottor Luca.